belle immagini, ante, anni 70, la caserma Martelli, quando ospitava oltre 3.000 militari bersaglieri, la caserma intitolata alla medaglia d'oro Martelli, ma con il cippo di Alessandro La Marmora, il piemontese che fondò i bersaglieri. E infatti sono ritornati per correre, domani correranno in piazza 20 settembre al suono di Flick Flock o di altri brani. Ne parleremo nel corso del giornale. Eccoci qua, ben ritrovati, caldo infernale, ma forse arriva anche la pioggia. Staremo a vedere. La domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori nelle precedenti edizioni del telegiornale, cari amici e amiche che ci seguite dall'altri Veneto in streaming dovunque voi siate, era Ius Soli. Il generale della Folgore, l'Italia diventerà un inferno afro-islamico? Sei d'accordo? L'84% dice sì, il 16% invece ribadisce il suo no. Ma c'è un'altra notizia, perché anche Papa Bergoglio non si fa mancare nulla e dice, arriva l'appoggio alla legge popolare ero straniero che promuove lo ius soli e regolarizza i migranti già in Italia. Puntiamo a 50.000 firme per vincere la sfida dell'immigrazione. Esprimo un sincero apprezzamento per la campagna per la nuova legge migratoria ero straniero, l'umanità che fa bene, che gode del sostegno ufficiale di Caritas italiana, Migrantes ed altre organizzazioni cattoliche. Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, il giorno successivo alla giornata mondiale del rifugiato indetta dall'ONU, Papa Bergoglio chiede una legge che tuteli, e andiamo con la domanda, maggiormente i migranti che arrivano in Italia. E all'udienza generale, pur senza prendere esplicitamente posizione a favore dello Ius Soli, il Papa ha espresso sincero apprezzamento per la campagna della nuova legge migratoria per superare la Bossi-Fini. Lasciamo questa domanda, perché altrimenti. Il Papa chiede una legge che tuteli i clandestini, i migranti che arrivano in Italia. Cioè, c'è veramente una situazione incredibile. Incredibile. Poi ieri sera, sempre la domanda, ho visto anche un bellissimo servizio su Medjugorje, no? Qualcuno prima di entrare nel merito si deve chiedere come mai milioni e milioni di persone vanno a Medjugorje. E io ho sentito che il Papa ha detto all'interno dell'aereo che lui insomma non ama la Madonna che fa l'addetta stampa, che fa il capo ufficio. Io sinceramente non ho capito una mazza di quello che ha detto, però alcune parole erano queste. Invece dire a lui, che è il capo della Chiesa cristiano cattolica, già il fatto che ci sono conversioni a milioni da quelle parti dovrebbe comunque essere già un miracolo per lui, anche se poi bisognerà vedere che cosa accade, veramente, o cosa sta accadendo. E allora apriamo il giornale, vedete lì, se volete potete rispondere. La domanda è questa: il Papa chiede una legge che tuteli i clandestini migranti che arrivano in Italia. Sei d'accordo? Apriamo dunque il giornale. Caldo, torrido in tutto il Triveneto. Mai valori così alti da almeno 15 anni. Un caldo così, dicono gli esperti, non lo si vedeva da almeno 15 anni. Ancora temperature da bollino rosso in tutto il Triveneto per gli effetti dell'anticiclone africano soprannominato Giuda, che a breve lascerà spazio a Caronte. In diverse stazioni del Veneto sono stati superati i 35 gradi. A peggiorare la situazione, il tasso di umidità che rende poco agevole la vita nelle città. Ma entriamo nel dettaglio. Cavarzere e Castelfranco sono finora gli avamposti del Veneto, rispettivamente con massima di 35,3 gradi e 35,2. Ma questa soglia fatidica è stata toccata anche all'Onigo nel Vicentino e ha sfiorato tutto il Polesine. La città di Padova ha raggiunto quota 34, la parte più bollente della regione, quella meridionale, ma non fa fresco neppure vicino alle montagne. Feltre, nel Bellunese, ha mancato di poco i 34 gradi e Belluno i 32. Caldo anche a Udine e allora il servizio. Si boccheggia in tutta la regione, dai monti al mare. Temperature calde con tasso di umidità elevato.
Da settimane non piove in Friuli Venezia Giulia, creando di fatto una situazione anomala e del tutto nuova per questa terra conosciuta per essere stata in passato l'urinal dei Talie. Falde acquifere al di sotto della media, corsi d'acqua trasformati in rigagnoli o del tutto secchi, campagna in stato di collasso e centri abitati come forni a cielo aperto. Nemmeno durante la notte la morsa molla la presa, anzi pare calato un mantello impossibile da sollevare. Tutto ciò però potrebbe avere le ore contate, visto che dalla tarda serata fino a domani si prevedono piogge e violenti temporali che abbasseranno leggermente le temperature, facendo scomparire l'afa, dando ossigeno alla campagna, ma occhio al rovescio della medaglia con possibili colpi di coda che potrebbero di fatto creare più danni di quelli presenti. Allora, i primi due minuti con Umberto Tirelli, oncologo, che ci parla di siccità, perché come sempre ci porta il suo commentario. Libero. Ecco questo, tenetevelo ben in casa. Commentari questo, urbani. Commentari urbani del nostro concittadino Giovanni Battista Pomo, uno che stava in corso Vittorio Emanuele, c'è ancora il Palazzo Pomo. Ebbene, in 60 anni, dal 1728 al 1791, cioè 300 anni fa, in 60 anni in cui lui ha scritto quello che succedeva a Pordenone, soprattutto ha scritto quello che succedeva del clima, è incredibile, no? Come non si vanno a vedere i documenti, si parla di un grado in più in tutto il mondo, pensate voi, un grado in più in tutto il mondo, mette insieme la Groenlandia, l'Africa, sono tutte cose che non hanno molto senso, ma se uno andasse a vedere questi 60 anni, troverebbe che ci sono stati 11 anni, li ho proprio calcolati, sono qui disponibili, 11 anni di siccità. 11 anni, 11 volte ci sono state siccità. Periodo di siccità, ma vedete, quando dicono i cambiamenti climatici, quelli dell'agricoltura, Confagricoltura, ho sentito ieri alla radio, diceva tutto questo è dovuto ai cambiamenti climatici. Ma se lui leggesse quello che adesso, lui sapesse quello che adesso le leggo, perché ce l'ho anch'io. Sì, ce l'hai anche non tu. Esiste. Ma appunto. Allora dice che nel 1768, nell'aprile del 1768, dice che questa mattina, ve lo leggo perché è anche interessante, venne qui in Pordenone processionalmente il comune della villa di Cordenons. Cordenons veniva in processione, Pordenone. Numeroso di uomini e donne, alla visita della chiesa campestre della Beata Vergine delle Grazie e quella del miracoloso crocifisso delle monache, e celebrando la Santa Messa in tutte e tre le suddette chiese. Ma perché veniva? Il tutto per impetrar da Dio Signore un'abbondante pioggia, che queste nostre campagne sono inaridite talmente che non si trova ancora un pel di erba nei prati, essendo che dagli ultimi di gennaio, gennaro dice, gennaio, siamo in aprile, da gennaio passato sino a quest'oggi non è caduta più una goccia di pioggia. E oggi i poveri contadini, e questo vale per la Confagricoltura, no? Quei signori della Confagricoltura, se fosse succedesse quello che succedeva allora oggi, cosa direbbero a proposito dei cambiamenti climatici, no? I poveri contadini piangevano per vedere i loro animali bovini morirsi dalla fame, che non trovavano per le campagne appena da vivere, ed in molti luoghi è convenuto, questo vale per gli animalisti, ammazzare i cavalli per non aver da sostenerli, perché il fieno valeva più di lire 100 il carro. Carro? Sì, sì. Questo era un episodio degli 11 episodi di siccità che capitavano, sono capitati in questi 60 anni. 60 anni, non un secolo. 60 anni sono stati 11 episodi. Adesso io non voglio andare troppo per... Ma voglio solo qui ce ne sono tantissimi episodi, sempre così. Cioè, praticamente veniva a mancare l'acqua. Allora, siamo in un periodo in cui evidentemente non si può dire che in periodo di tempo non vi erano le macchine, non esistevano, non vi era l'inquinamento dovuto al traffico o alle fabbriche o al riscaldamento, non esisteva il riscaldamento, non vi erano, quindi che portava inquinamento, non vi erano condomini che sorgevano sul fiume Noncello, perché questo si diceva, gli ambientalisti dicono perché tutto questo succede, l'istraripo di qui, della pioggia, tutto dovuto a questo fatto, no, beh, non c'erano allora ovviamente, no? Che già allora attraversava la città ovviamente,
I contadini lavoravano in campagna, in montagna, mantenendo l'alveo del fiume nelle migliori condizioni possibili. Diciamo sempre, non c'è il controllo, ma allora c'era perché i contadini lavoravano. Ma le piogge che spesso violente, cioè, le piogge ce ne sono almeno 20 o 30 episodi, tre volte la siccità. Bene. Per cui un clima incredibile, che altro che cambiamenti climatici, noi siamo fortunati. Fortunati. Beh, rispetto a loro, allora, sì, mamma noi parliamo di Pordenone verso Pordenone, non di Africa verso Europa o tutto il mondo rispetto a tutto il mondo. Questo è importantissimo. Quindi state attento quando vengono dette delle cose che non sono vere, perché non hanno questo dato. Grazie Umberto, che viene sempre qua ed è chiarissimo, grazie anche ai commentari urbani. No, ma poi ci sono, io dico questo perché sono stato vicepresidente dell'Associazione Galileo 2001, fatta da scienziati che si interessano di clima, per esempio cambiamenti climatici e conoscenza scientifica. Io stesso ho scritto dei libri sui telefonini, tutte cose che è importantissimo sapere da parte di scienziati che parlano sul serio, non sono a Zecca Garbulli sotto il controllo del questo ambientalismo, questo, sì. Com'è? No, perché c'è anche questo, quello che dice, non perché tu sei legato a questo, sì, no, è così. Ma è così, purtroppo. Ma tutti questi convegni purtroppo del clima, io li ho seguiti negli ultimi 30 anni. No, anch'io mi sto ora centinaia, non so, 10.000, 15.000 persone che si riuniscono chissà perché in Brasile. Poi si ricordano a Parigi. E poi scopriamo che nel 1000 era questo. Grazie Umberto. Era così. Grazie Umberto Tirelli. Però in questo periodo, vedete, accade anche, e io lo sto notando, a parte che ci sono dei bastardi a due zampe, i quali seminano in via De Girolami, un bastardo, due, non so. Comunque sono bastardi, alla radice, che seminano queste polpette avvelenate con chiodi all'interno e via discorrendo, per uccidere i quattro zampe, per uccidere quegli animali affamati che vanno... Ecco, io auguro a questi signori di fare una fine molto dolorosa, molto, ripeto, ma molto dolorosa, perché non possiamo avere tra noi persone di questo genere. Come non ammetto l'abbandono dei quattro zampe? Perché a Natale è bello, a Natale per farti baciare dal tuo figlioletto piccolo porti il quattro zampe che è un cucciolo. Poi con l'andare del tempo ovviamente diventa un quattro zampe che ha bisogno anche di assistenza, portalo qua, allora cominci a dare il fastidio. Se poi vai al mare o in vacanza devi abbandonarlo. C'è un bellissimo messaggio che arriva dalla Francia ed è tutto da vedere e io ve lo faccio vedere. L'uomo che abbandona il quattro zampe che non ci sta, corre dietro alla sua vettura, l'uomo che si rovescia con la vettura, ma il quattro zampe vuole salvarlo nonostante sia stato abbandonato e lo salva. È un concentrato questo di emozioni, credetemi. Però attenzione, perché a questo punto, torniamo al tempo, è previsto, c'è l'allerta meteo per... Oggi nel tardissimo pomeriggio, serata,
e poi domani con probabili temporali sparsi. Ma per capirne di più ci colleghiamo con gli amici dell'Osmer, Livio Stefanutto, ringraziando direttore e tecnici per la collaborazione che ci danno. Le ultimissime, allora Livio. Buonasera a tutti, giornata veramente calda oggi con temperature massime che hanno toccato anche 34 gradi in pianura, ma soprattutto si è fatta sentire di più rispetto ai giorni scorsi l'afa fin dal primo mattino, almeno in pianura. Domani arriva un fronte sulla nostra regione, un fronte preceduto da alcune oscillazioni in quota che fanno provocare un po' di instabilità e quindi la fronte dei temporali abbiamo già visto oggi, ma anche nelle prossime ore. Quindi domani cielo prevalentemente nuvoloso in montagna, variabile su pianura e costa, avremo dei rovesci, dei temporali sparsi un po' su tutte le località, pur alternate a fasi di tempo migliore e non è escluso anche qualche temporale forte. Temperature subiranno un calo, naturalmente mancherà un po' di sole, anche se di primo mattino si sentirà ancora un po' di afa in pianura, temperature massime ce le aspettiamo fino a 29-30 gradi circa. Da lunedì invece un cambiamento del tempo, c'è una temporanea rimonta anticiclonica con correnti dal nord un po' più secche e quindi bella giornata, cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso in montagna, tempo stabile e di nuovo sì, temperature in risalita di un paio di gradi, dopo massimo attorno ai 32, però con senza umidità, quindi non si sentirà l'afa, direi che lunedì sarà un buon inizio di settimana. È tutto, intanto buona domenica. Grazie Livio. E allora, attimi di paura. Quest'oggi a Pordenone, per un incidente che ha coinvolto l'amico e assessore comunale ai lavori pubblici e allo sport, eccolo qua, Walter De Bortoli. Sinistro che si è verificato nella rotonda di Viale Venezia, è una rotonda che più volte sta al centro di lamentele, ma già chi frequenta insomma Viale Venezia ed è in Vespa teme perché pochi sanno come impegnare la rotonda. Allora, De Bortoli, 66 anni, era alla guida di una Vespa proveniente da Casa Serena e stava impegnando la rotonda per proseguire per Viale Libertà, quando improvvisamente è stato centrato da un'auto condotta da una donna che non ha nemmeno frenato, proprio si è scaraventata sulla moto. Poi la donna, diciamocelo, ha detto che è stata abbagliata dal sole, è andata lei stessa in ospedale, è stata una persona insomma, si è commossa davanti all'amico Walter. L'assessore è terminato rovinosamente al suolo riportando un trauma cranico commotivo, oltre ad escoriazioni al braccio sinistro ed ecchimosi, queste sì, estese nella coscia della gamba sinistra. Immediato l'arrivo sul posto del SUEN 118 e il trasporto in ospedale. L'esito dell'attack ha evidenziato una piccola emorragia, tant'è che l'assessore rimarrà ricoverato per alcuni giorni. La dinamica ora dell'incidente al vaglio della Polizia Stradale di Spilimbergo. L'amico Walter, gli auguri proprio di una prontissima guarigione. Incidenti senza feriti questa mattina lungo la strada regionale napoleonica, siamo nei pressi di Castions di Strada. Incidente senza gravi conseguenze per le persone questa mattina lungo la strada regionale 252 napoleonica nei pressi della rotatoria di Castions di Strada. Un mezzo pesante che procedeva in direzione Codroipo, causa una brusca e violenta frenata, perdeva il carico che trasportava finendo il tutto sulla sede stradale. Traffico in tilt e arteria chiusa per permettere la rimozione del mezzo e la pulizia della sede stradale. L'autista, sceso con le sue gambe dalla cabina, parzialmente distrutta, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto personale sanitario e vigili del fuoco, rilievi della Polizia Stradale di Udine. La normalità è tornata nel primo pomeriggio. Andiamo sulla Gardesana, anche qui c'è stato un incidente. Spaventoso incidente a Garda. Uno schiacciasassi è precipitato da una stradina in pendenza della Gardesana, attraversandole e precipitando poi per diversi metri sopra due autoveicoli in un parcheggio. Il mezzo stava lavorando sul lato montagna subito dopo l'abitato di Garda, che va a strapiombo. Stava completando dei lavori di asfaltatura quando l'uomo alla guida ha perso il controllo, cominciando a scendere lungo il pendio. Lo schiacciasassi ha attraversato la Gardesana, ha sfondato un muretto ed è volato per 6-7 metri sopra due auto in sosta, gravemente ferito l'operaio, soccorso prima da un'ambulanza della Croce Bianca di Garda Torri e poi trasportato dall'elicottero di Verona Emergenza in codice rosso a Borgo Trento, sul posto vigili del fuoco e carabinieri.
E andiamo invece all'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste, che è stato visitato dalla governatrice della Friuli-Venezia Giulia Deborah Serracchiani e dell'assessore competente Telesca. C'è ancora tanto lavoro da fare, però non ho potuto oggi non ringraziare il direttore generale e tutta la sua squadra, perché è stato veramente un lavoro prezioso quello di questi 2 anni. Noi gli abbiamo affidato una missione, quello di aiutarci a ricollocare il Burlo all'interno di un protagonismo non solo regionale ma anche nazionale e internazionale, e devo dire che in questo senso la missione sicuramente è importante ed è compiuta, perché oggi ci permette di dire che abbiamo non solo riconquistato quello spazio ma consolidato preziose competenze all'interno del Burlo e la possibilità, questo sì, di farlo diventare centro di riferimento regionale, nazionale e internazionale. I punti di forza sono sicuramente una storia importante, 161 anni di ospedale pediatrico, 50 anni di IRCCS sono una storia decisamente importante. Io dico sempre che la storia non è un nostro merito, è una fortuna. La nostra responsabilità è guardare verso il futuro. Il futuro è già cominciato, in questo mandato abbiamo avviato delle importanti iniziative, quali per esempio la rete regionale pediatrica, il riposizionamento del Burlo a livello nazionale e internazionale, che la Presidente oggi ha sottolineato, sono le migliori garanzie anche di fronte a tutte le perplessità, le paure che a volte si sono agitate anche troppo su questo istituto. Incendio nella notte invece in una fabbrica a Sedeliano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Udine e dei vari distaccamenti hanno operato per tutta la notte fino alle prime luci dell'alba per avere ragione delle fiamme divampate all'interno di un'azienda specializzata nella raccolta e lavorazione di rottami e plastica nella zona industriale Pannellia di Sedeliano in provincia di Udine. Nessuna persona risulta essere rimasta ferita durante il rogo, l'opera di spegnimento e bonifica. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude l'autocombustione provocata dall'ondata di calura che di fatto ha innescato l'incendio. La notizia è ufficiale, è stata scritta e pubblicata da un quotidiano nazionale, no, ma anche all'estero. Queste notizie per la verità passano sotto silenzio anche per non creare problematiche. Un grande asteroide punta verso la Terra e non si può far nulla perché venga dirottato. Questo è quanto afferma lo studioso Alan Fitzsimmons, che parla di un impatto catastrofico. Allo stato attuale pare siano circa 2000 gli asteroidi che minacciano la Terra, ma quello in questione sembra sia molto grande. Secondo quanto riporta il Sun, il dottor Fitzsimmons della Queen's University di Belfast Research Center ha fatto un confronto con l'asteroide che il 30 giugno del 1908 devastò buona parte della Siberia, affermando che in questo caso però gli effetti potrebbero essere apocalittici in base al luogo in cui andrebbe ad impattare. Non è ancora prevedibile quando potrebbe avvenire l'impatto, ma quello che sembra certo è che non potrà essere impedito o deviato. Gli effetti potrebbero essere catastrofici anche se non dovesse colpire zone abitate, perché l'impatto potrebbe originare terremoti o tsunami dagli effetti ugualmente devastanti. Questa è, insomma, la notizia. Rimaniamo in tema, si fa per dire, andiamo in Veneto. Grazie, siamo dunque in compagnia con Giorgio Barro, geologo, ci si avvicina all'anniversario, sarà ovviamente il 24 di agosto, del tremendo terremoto che ha sconvolto l'Italia centrale. Ci sono state delle scosse nelle scorse settimane, non solo in Italia centrale ma anche nel nord Italia, che non sono ovviamente riconducibili a quanto accaduto. Certo è che l'attività sismica continua ad essere molto importante in Italia, Barro. Beh, noi sappiamo che il nostro paese è un paese fortemente a rischio, uno dei più a rischio per quanto riguarda l'intero mondo, possiamo dire. Siamo in compressione, abbiamo zone molto vicine a noi e quindi non dovrebbe essere un allarme, dovrebbe essere una normalità, stile Giappone, vivere con l'attenzione adeguata per poter non sempre rimpiangere non solo i morti ma anche i nostri beni. È chiaro che qua andiamo sempre a parlare di prevenzione, ma la prevenzione non bisogna mai dimenticarsi di parlare, per il semplice motivo che molte volte noi, è un nostro, diciamo così, piccolo vizio, che molte volte ci dimentichiamo della prevenzione passato l'evento. Ma senza la prevenzione non potremo mai essere sicuri
nelle nostre costruzioni, nelle nostre case, nei nostri uffici, nelle nostre fabbriche. È una filosofia di vita che deve cambiare, perché fra 3-4 anni, purtroppo, non voglio far l'uccello del malaugurio, ma ci sarà un altro terremoto da qualche altra parte, perché di fatto, se lo guardiamo negli ultimi 50 anni, ogni 3-4 anni c'è stato un evento sismico con dei morti, con dei danni. Quindi la prevenzione è l'unica arma che noi possiamo fare per poter salvare i nostri beni e le nostre vite. Assolutamente, grazie a Giorgio Barro per essere stato con noi, linea che può tornare subito a Pordenone. Malviventi in azione nella notte della Nonna Veneto, esplose il bancom della Banca Anton Veneta, bottino che si aggira intorno ai 40.000 euro. Raid notturno dei ladri ad Annone Veneto. Ignoti attorno alle 3.30 hanno preso di mira lo sportello Bancomat della filiale Anton Veneta a Monte dei Paschi di Siena in via 4 novembre al civico numero 4, facendolo esplodere. Forse utilizzando la classica marmotta esplosiva, quindi hanno provveduto a far sparire una cospicua somma di denaro in contante pari a circa 40.000 euro, dandosi poi alla fuga a bordo di un'auto di colore scuro. Ingenti i danni all'istituto di credito, la conta è iniziata questa mattina. Sul posto i carabinieri di Annone Veneto che hanno effettuato i rilievi di legge e le indagini tecniche per cercare di risalire agli autori del colpo. Furti notturni e danni di esercizi commerciali. I carabinieri di Sicilia arrestano due albanesi. Vediamo il perché. Due cittadini albanesi nulla facenti con condanne penali e pendenze giudiziarie, privi di permesso di soggiorno e domiciliati a Udine, sono stati arrestati nelle scorse ore dai carabinieri di Sacile. Si tratta di Emanuel Zeneli, 31 anni, e Arian Idrizzi, 25 anni. I militari dell'arma erano sulle loro tracce da dicembre del 2016, quando fuggirono ad un posto di blocco mentre si trovavano a bordo di un Alfa 147 di colore grigio. Inseguiti, fermati e perquisiti, furono pizzicati con numerosi cambi d'abito, guanti da lavoro, arnesi da scasso ed un numero considerevole di monete da 1 e 2 euro. Da lì le forze dell'ordine non gli hanno più tolto gli occhi di dosso e così il 12 gennaio di quest'anno hanno forzato la porta d'ingresso del bar Terrazza di Porto Gruaro, impossessandosi di 700 euro in contanti contenuti nel cambia monete. Il 7 febbraio invece, con la stessa modalità, irrompono al Grit Bar di Martignacco facendo sparire ancora 700 euro da un cambia monete, mentre il 20 febbraio il duo è entrato in azione a Campo Formido rubando una scala Pioli da un cantiere edile, utilizzandola poi per forzare la porta del bagno del bar Da Vinci di Udine, manomettendo il sistema d'allarme e rubando il denaro contenuto nelle slot machine e 25 stecche di sigarette per un valore complessivo di circa 3.000 euro. Per loro si sono aperte le porte del carcere. Zuffa tra marito e moglie alla festa di nozze, entrambi erano completamente ubriachi. Movimentato post festa di matrimonio per una coppia, lui 44 anni, friulano, e lei 36, brasiliana, al momento di far rientro verso le mura domestiche. Un normale scambio di opinioni fra i due coniugi, ma l'alcol, ormai fuori controllo all'interno dei loro corpi, accende la miccia che fa scoppiare l'incendio. I due all'improvviso, davanti agli sguardi impietriti dei loro figli, iniziano a darsene di santa ragione, senza risparmiarsi. Lei afferra un calice in vetro, lo spacca e usa lo stesso per lanciargli un fendente alla pancia, ferendolo in maniera lieve. Qualcuno viene attirato dalle grida e allerta i soccorsi. Entrambi ricoverati a San Daniele per le ferite riportate nella colluttazione. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri delle stazioni di Maiano e Codroipo per gli accertamenti e le indagini di polizia giudiziaria. Ennesima rissa in pieno centro a Pordenone tra stranieri residenti esasperati.
Ad affrontarsi vi erano circa 40 persone di differente etnia, da una parte giovani dell'est Europa e dall'altra africani. Il tutto in pieno centro, a Pordenone, tra via Bertossi e l'area verde pubblica di via Brusafiera, minacce, spintoni e pugni in pieno giorno sotto lo sguardo dei residenti, che ormai non ne possono più, dalla città del Noncello, così come in altre realtà del nord-est, che divengono teatro di episodi violenti e di inciviltà con sempre maggior frequenza. A Pordenone, mercoledì pomeriggio, la Polizia di Stato è riuscita a riportare la situazione alla normalità grazie alla segnalazione di due ausiliari del traffico, informati da una signora di quel che stava accadendo. Il gruppetto stava passando dalle parole ai fatti e per capirlo bastava attendere ancora qualche minuto, quando poi è accaduto il peggio. All'arrivo delle forze dell'ordine, una parte dei contendenti è riuscita a fuggire, una seconda è stata identificata. Ma la questione sicurezza in quella zona di Pordenone resta al centro dell'ennesimo monito dei cittadini, che chiedono più controlli e un freno a risse ed episodi di degrado. Beh, anche quest'oggi siamo stati in quella zona di Giardinetti, tra via Brusafiera e l'angolo, insomma, che porta poi nella via Brusafiera opposta, e anche lì c'erano 7-8 persone scalcinate con gli zaini, i piedi buttati là come animali. Quando poi hanno visto che facevamo le riprese, 3-4 subito sono messi a cantare e se ne sono andati. Facce tra l'altro non tranquillizzanti, tanto per essere chiari, facce non proprio tranquillizzanti. Sospetto jihadista nella comunità turca di Trieste. Le carte parlano chiaro, senza ombra di dubbi. All'interno della comunità turca di Trieste si aggira un soggetto legato al jihadismo dello Stato Islamico del Daesh. Una persona che guarda con simpatia e ammirazione alla sfida espansionistica del califfo verso l'infedele occidentale, partecipando allo stage delle formazioni dell'ISIS presenti e attive in Siria. Un campanello d'allarme per non abbassare la tensione, soprattutto in un periodo in cui si è allentata la corda verso quella rotta balcanica azzerata via terra per la preziosa opera degli ex stati jugoslavi, ma operativa via mare, guarda caso Trieste, meta preferita per chi arriva dalla Turchia, sia per il commercio sia per altri motivi. Le mele marce non sempre si buttano o eliminano facilmente. I carabinieri lo fermano dopo un tentato furto e lui minaccia di farsi esplodere in paura al centro commerciale di San Fior per il comportamento di un cittadino marocchino. Quando i figli sono stati pizzicati dal personale dell'ipermercato ad aver rubato un po' di frutta, il padre è andato completamente in escandescenza, minacciando di farsi esplodere. È accaduto a San Fior, nel Trevigiano, presso il nuovo parco commerciale inaugurato qualche giorno fa. I carabinieri di Conegliano, giunti prontamente sul posto, sono riusciti ad appurare come l'uomo non avesse addosso alcuna cintura esplosiva, facendo rientrare l'allarme terroristico. Ma la paura è stata tanta, soprattutto tra gli esercenti, che per qualche attimo, visto ciò che accade in giro per il mondo, se la sono vista brutta. Per l'uomo, alla fine, è scattata una denuncia per tentato furto. Migranti economici abusivi trovati all'interno della dismessa caserma Piave a Udine. Tredici migranti economici sono stati scoperti all'interno della dismessa caserma Piave a Udine, che si trova tra il Gervasutta e la linea ferroviaria per Palmanova e Cervignano. Dopo alcune segnalazioni pervenute in questura su anomali movimenti da parte di cittadini, nella giornata di ieri è scattato il blitz. Durante i controlli è emerso che quattro di loro avevano già ottenuto un foglio di via da Udine, ma misteriosamente mai allontanati. Tutti i 13 soggetti sono stati denunciati a piede libero, nell'attesa di ripescarli prossimamente in fallo. Voleva arruolarsi per andare a combattere in Siria per il califfato. Fermata nell'Alessandrino una foreign fighter italiana di 26 anni e finita in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Era già stata fermata in Turchia e poi espulsa sempre per la vicinanza con i membri del califfato nero.
Una donna di 26 anni, Lara Bombonati, di nazionalità italiana, è stata arrestata nella notte a Tortona, nell'Alessandrino, con l'accusa di terrorismo internazionale. La donna è ora rinchiusa nel carcere di Torino. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo di Torino, Armando Spataro, e dal sostituto Antonio Rinaudo. Una volta rientrata in Italia, la donna è stata costantemente monitorata dagli uomini della Digos, che stanno ricostruendo i contatti avuti con alcuni soggetti magrebini. Il fermo sarebbe scattato in quanto Bombonati avrebbe manifestato l'intenzione di ripartire per la Siria. Secondo gli investigatori, la giovane sarebbe inserita nel gruppo Hayat Tahrir al-Sham, organizzazione per la liberazione del Levante. Latitante romeno, autore di rapine nella Bassa Friulana, arrestato a Roma Fiumicino. Dal 2011 era sul libro nero della Procura della Repubblica di Udine per reati commessi tra Latisana e Posenia. Da ieri si trova al gabbio a Rebibbia. Ivanov Grigore, 29 anni, fermato all'aeroporto di Fiumicino per un normale controllo dagli agenti della Polizia di Frontiera, ma dal database è emerso che il soggetto, latitante dallo scorso novembre in Romania, sotto false generalità, pendeva un mandato di arresto internazionale, dovendo scontare nel nostro paese 4 anni di reclusione per i furti commessi nella Bassa Friulana. Latitante ricercato per un omicidio nel Padovano, fermato a Fiumicino, anche lui scattate le manette. All'aeroporto romano di Fiumicino è stato arrestato nelle ultime ore il 23enne moldavo Dorin Preguza, accusato dell'omicidio risalente a Pasquetta del 2015 di Florin Ciobataru, 37 anni, di nazionalità romena, assassinato all'esterno del bar Luna Rossa di Cadoneghe nel Padovano. L'uomo era latitante da 2 anni e l'arresto si deve alla collaborazione proficua dei carabinieri di Padova con la polizia di frontiera dello scalo capitolino. La vittima perse la vita nella notte tra il 5 e il 6 aprile, quando venne scaraventato giù dalle scale dopo essere intervenuto per sedare una rissa. Un volo che gli causò una violenta botta al capo, rivelatasi poi fatale. No, ci sono momenti in cui, quando leggi le sentenze, dici accetto le sentenze. Ma se una sentenza come questa arriva dalla Cassazione ed è l'ultima, io dico mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di avere giudici della Cassazione di questo tenore, mi vergogno effettivamente che tutto questo diventi poi la barzelletta nel mondo. E lo dico assumendomi ogni responsabilità. Masturbarsi davanti a minori in un luogo non abitualmente frequentato da questi ultimi non è reato. Lo ha stabilito la Cassazione. Non sto inventandomi nulla, eh? Questa è Italia. Questa è Italia. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza di un processo che aveva imputato un uomo di origini moldave, sorpreso 3 volte mentre praticava autoerotismo davanti ad alcune minorenni. Secondo questa Suprema Corte, che io abiuro fuori, non li voglio nemmeno vedere questi personaggi, con tanto di ermellino. Mi fanno vomitare, assumendomi le responsabilità perché i politici non hanno coraggio di dire questo. Io invece, che non devo raccattare voti, vado anche in galera per dirlo, ma per me queste persone non meritano essere giudici di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, l'uomo ha sì deliberatamente e consapevolmente messo in scena quegli atti davanti alle ragazze minori, appositamente cercate, ma merita di essere assolto proprio perché compiuti in luoghi non abitualmente frequentati dalle sue vittime. Ma bisogna essere veramente fuori di zucca, eh? Scusatemi. Come la macchina, il parco e la strada. Cioè, se queste ragazzine vanno al parco di San Valentino e uno si mette a masturbarsi davanti a loro, viene assolto. Ma bisogna avere la testa a spicchi, eh? Ah, ma spicchi! A fare la differenza, quindi, è il luogo in cui avviene l'atto della masturbazione. Come riportato da Libero,
I giudici spiegano la decisione con linguaggio eloquente. Nel caso in questione, la condotta nell'uomo, sebbene veda come soggetti passivi delle condotte delle bambine o comunque degli adolescenti, non è realizzata come locus commissi delicti, ossia in un luogo abitualmente frequentato da minori. Per esempio scuole, asili, centri di aggregazione. Se io vado in un asilo e mi masturbo, mi arrestano. Se io vado in una strada e in un parco, mi assolvono. Ma bisogna essere veramente fuori di zucca, scusatemi. Poi sono io che mi incavolo, sono io che magari... perché poi uno se va fuori dalla strada è pazzo, è matto. Cioè, ma vi rendete conto? Quindi, per esempio, scuole, asili o centri di aggregazione. Anche se la nozione di luogo abitualmente frequentato da minori va tenuta distinta da quella di prevalentemente frequentato da minori, continua la Cassazione. Essa deve comunque intendersi un luogo connotato da una frequentazione nel senso di una certa sua elettività e sistematicità, tale da fare ritenere abituale, quindi attesa, ovvero prevista, sulla base della specifica presenza di minori. Quindi i minori, scuole, asili o centri di aggregazione, e ti masturbi lì. Se però lo fai in un parco, in una strada, in macchina, davanti alle bambine, sei assolto. È vergognoso, eh? E allora io sto con questo comandante provinciale dei Carabinieri. Sono con lui. Sentite cosa dice. Mi dovete spiegare, ci devono spiegare, come il cittadino può fondare la fiducia nello Stato allorquando il carabiniere interviene e il delinquente se ne va a casa. Parliamo della flagranza, parliamo del momento in cui il reato si compie, parliamo di un momento in cui la prova è evidente, i fatti sono eclatanti. Abbiamo avuto una compressione anche significativa delle nostre possibilità di intervento in flagranza di reato, sono sentenze importanti che oggi ci impediscono di dare una risposta al cittadino nella maggior parte dei casi in cui incontra una pattuglia dei carabinieri. Oggi noi non possiamo fondare un arresto quando la vittima disperata in strada ferma una pattuglia e gli dice che ha appena subito una rapina. Se anche noi fermiamo a distanza di un chilometro il criminale e lo troviamo con cose e tracce dai quali si capisce che abbia immediatamente prima commesso il reato, e l'interpretazione restrittiva della giurisprudenza ci dice che in quel momento la flagranza non c'è più, per cui non possiamo procedere all'arresto, per cui se va bene recuperiamo quello che abbiamo recuperato, lo restituiamo al cittadino e il cittadino torna a casa col criminale che sta alla porta a fianco. E sapete cosa succede? Che il criminale intimiderà il cittadino e che la prossima volta il cittadino non chiamerà i carabinieri. Voi direte, perché un comandante provinciale alla festa dell'arma affronta un argomento così spinoso? Perché sarebbe troppo comodo per me riscuotere solo il positivo, pennacchi, fanfare, moto. Il mio personale tutti i giorni conduce una battaglia, si espone in prima persona e queste cose producono forte frustrazione, ma non solo nei carabinieri, la polizia condivide il nostro stesso destino. E frustrazione negli appartenenti alle forze dell'ordine significa che poi, come dire, queste persone si demotivano perché non, nessun carabiniere vuole arrivare davanti a un delinquente e di fronte al cittadino far vedere, perché nella nostra piccola ottica noi siamo persone semplici, siamo operai del diritto, vedere il delinquente che va a casa per noi è una sconfitta e il cittadino la percepisce così, ma considerate che nei paesini della Calabria lo Stato siamo noi. Per cui se il cittadino percepisce la sconfitta, il carabiniere percepisce la sconfitta, c'è la sconfitta. Poi per carità, dopo 10 anni forse arriverà una sentenza, forse quando ci saranno state 10 sospensioni condizionali e magari andremo a pescare un soggetto che magari è uscito veramente dal percorso negativo. L'assurdo, sapete qual è? Che quando noi eseguiamo un ordine di carcerazione che arriva dopo 10 anni, tante volte noi troviamo persone che erano delinquenti, si sono trovati un lavoro, si stavano mettendo in regola e le andiamo a pescare e mettere in carcere a distanza di tempo. Permettetemi, come dire, di sottoporvi quelle che sono le frustrazioni che condividiamo quotidianamente per un semplice fatto, perché io lo devo ai miei carabinieri, io lo devo ai miei carabinieri, perché io non sto in strada con loro, non rischio con loro, ma io ho la forza di dare voce a loro. Per cui quello che vi dico, se vogliamo vincere la battaglia e ci stiamo sforzando su questo, dobbiamo fermarci qualche minuto di più a riflettere su queste criticità, perché io nel dibattito politico nazionale non vedo questi problemi, vedo percentuali, liste proporzionali, tedesco, inglese, francese, ma non vedo i problemi della gente.
Noi sulla strada parliamo con la gente, per cui la politica deve riscoprire il dialogo con le persone e capire quali sono veramente le esigenze dei cittadini, perché se io mi permetto di dire questo è solo perché da una parte noi vediamo quello che ci urlano i cittadini anche disperati, dall'altra parte vediamo quello che ci impone la legge e vediamo un'evidente discrasia. Siccome la sovranità appartiene al popolo in una democrazia, c'è qualcosa che non quadra a prescindere. E per cui, signori, io non ho la soluzione mia è quella di spingere i miei ufficiali, i miei carabinieri, comunque a dare sempre una risposta al cittadino. Per cui noi interveniamo, se ci sono i presupposti arrestiamo, poi se quel delinquente non può finire in galera per motivi tecnici ci rammarichiamo. Ma questo è un rischio grosso che noi tutti dobbiamo tenere presenti e considerate, chiudo con una battuta che può essere triste, se la legge della strada prevale sulla legge dello Stato, lo Stato è finito, per cui noi dobbiamo mettere in condizioni le forze dell'ordine di dare la risposta al cittadino che le forze dell'ordine sanno dare, possono dare e vogliono dare, e in ogni caso comunque vada noi saremo sempre al fianco della gente e faremo sempre tutto quello che sarà il nostro potere per garantire la sicurezza dei cittadini, e la prova che questi cittadini lo vogliono è che tutti vogliono i carabinieri. Guardate, quando noi proviamo a chiudere una stazione dei carabinieri, quello che succede in un paese, per cui anche chi ipotizza, come dire, che questi minor poteri assegnati alla polizia giudiziaria in realtà siano una difesa da non ho capito quali abusi, beh, insomma, il popolo non ci vorrebbe così bene se fossimo, come dire, degli abusatori sistematici di potere. Pertanto dico, metteteci nelle condizioni di fare il nostro lavoro e noi faremo il nostro lavoro, e allora guardate, non ci sarà 'ndrangheta, non ci saranno criminali che si possono opporre a uno Stato quando lo Stato vuole vincere la propria battaglia. Grazie. Chapeau. Ma domani, e l'intervista dura molto di più, la faccio sentire integralmente, ore 19. Sì, ma non è stata fatta 10 anni fa, è stata fatta qualche settimana fa durante la cerimonia per la fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E io, Diana, lei è consigliere regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. Io ho messo queste due notizie. La notizia di questa Cassazione che dice che masturbarsi davanti ai minori in un luogo non abitualmente frequentato non è reato. Allora, la prima domanda è questa: come giudica questa sentenza? Scellerata. Dico che una volta c'erano atti osceni in pubblico, quando magari una coppia si appartava in macchina per fare la cosa più bella del mondo, l'amore, certo. No? E venivano puniti. Oggi ci sono questi, io li chiamo pedofili in senso lato, no? Perché masturbarsi davanti a un minorenne, ad un giovane, secondo me è un atteggiamento di una persona che è tarata mentalmente. E allora dire che questa persona commette un reato se lo fa in prossimità di una scuola o di un asilo, e non commette reato se lo fa in un parco pubblico, sa cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe cominciare a dimezzare la scorta ai giudici, e che i giudici tornassero coi piedi per terra, come sono io. Certo. Io sono una persona che da 15 anni fa politica, non ho mai avuto una scorta, vado in mezzo alla gente, ho preso degli atteggiamenti molto forti, l'ultimo qui da lei, quando certo. Ho detto no, ci sono due donne travisate, fate il segno della croce, in hoc signo sumus, noi siamo in questo segno, e oggi dico, i giudici, comincino a pagare di persona, e lo posso dire sulla mia pelle, 5 assoluzioni per i reati, 65.000 euro di avvocati. Per 5 assoluzioni, un giorno magari in un'intervista ne parleremo. Allora voglio dire, perché un giudice non deve pagare? Perché un giudice deve dirmi, sì, sa, lei forse la sua posizione andava stralciata, ma cosa vuole? Alla fine ha visto che la giustizia trionfa, lei è stato assolto, e io ho speso 65.000 euro di avvocato per poter dire alla gente che je suis blanchi, la mia fedina penale è bianca, bianca, candida. Ecco, allora a questi giudici cominciamo a togliergli la scorta e vadano camminando come va un medico, come va un avvocato, perché rischia anche un avvocato, come va un cronista come lei, che non ha paura di dire la verità. E poi vediamo. E la seconda cosa, anticipo forse la domanda che lei mi vuole fare dei carabinieri,
Ma questo carabiniere, lei ha detto chapeau, doble chapeau, doppio chapeau. E quindi voglio sperando dire... Sperando che sia ancora comandante provinciale. Certamente, ma sempre lì, torniamo ai giudici. Certo. Cioè, io tra i miei pazienti ho le forze dell'ordine che mi dicono, sa, dottore, è inutile, non politico, dottore, io li prendo, li prendiamo, li portiamo e il giorno dopo veniamo presi per il culo perché li mandano fuori i giudici, li mandano a piede libero e noi ci siamo fatti il fin di vita per metterli le manette e portarli dentro. Questa è l'Italia, ma è un'Italia sbagliata e non chiami in causa sempre la politica. Perché la politica, vedete care amiche e cari amici, la politica è quella che fa le leggi, ma chi applica le leggi sono i giudici, chi interpreta le leggi sono i giudici. Però scusa Elio, però sì. Vuol dire che anche molte volte la politica è intesa come i politicanti, che tu non sei politicante, certo. Dico, fanno le leggi interpretate, che possono essere interpretate, se tu fai o bianco o nero... Uno che delinque, guardi, lei ha dato le due notizie, di un moldavo e di un altro arrestati a Fiumicino. Un albanese, sì. Basterebbe mettere un po' di controlli, quando arrivi col passaporto e tu sei ricercato, crack, le manette ti portano via. Ma qui invece, dentro, fuori, via le scorte ai giudici. Elio Leana, grazie, consigliere generale di Forza Italia e Friuli Venezia Giulia. Penso che la nostra comunità dovrebbe prendere spunto dal vostro passo di corsa e gettarsi verso il futuro con quella fiducia in se stessi, fino alla presunzione che il generale La Marmora annoverava nel decalogo dei comandamenti della vostra fondazione. Nel nostro stare qui oggi sul declivio di questo colle, che è un autentico secondo altare della patria, vedo un patto che si ricementa, una solidarietà che si rinnova alla luce dei valori che vi hanno contraddistinto. Ad affermarlo quest'oggi il Presidente della Regione Siracchiani nella locuzione durante la cerimonia del pellegrinaggio Cremisi ai caduti per la patria, organizzata in occasione della 3 giorni del raduno interregionale dei bersaglieri del Nord Italia, che culminerà domani a Pordenone, in coincidenza con il centenario della Grande Guerra e il 110° anniversario della sezione locale intitolata ai fratelli, appunto quelli di Corde Nostra, ai fratelli De Carli. E quindi andiamo con ordine, abbiamo il generale Iacca, che è il presidente regionale dell'associazione Bersaglieri in Friuli, Venezia Giulia. La mattinata di domani avrà inizio con una fanfara che tradizionalmente noi chiamiamo farà la sveglia alla città. Dopodiché ci sarà il primo atto dovuto, la resa degli onori ai caduti. In piazzale Nerone del Mille. Alza bandiera e dopodiché ci spostiamo in piazza 20 settembre, dove lì, dopo la resa degli onori a tutti i gonfaloni e medaglieri che saranno presenti, ci saranno le allocuzioni ufficiali e dopodiché il nostro giro intorno alla città, al cuore della città di Pordenone, con l'ultimo passaggio di corsa che per noi è il saluto alla città al passo di corsa. In piazza 20 settembre. In piazza 20 settembre. È un po', diciamo, si ripete quanto è stato fatto per la Donata Nazionale? Sì. In effetti il cliché è sempre quello lì e ormai fa parte della tradizione. Volevo sottolineare un attimino proprio l'attività che abbiamo fatto questa mattina a Re di Puglia, dove abbiamo veramente siamo stati felici che abbia partecipato la nostra governatrice e ancora una volta si è reso conto del lavoro che stiamo facendo sia i bersaglieri ma anche le altre associazioni d'arma per i 4 anni fino al prossimo anno di questa promozione, sia sotto il profilo storico di riconoscere qualcosa ai familiari che hanno avuto un caduto e sia anche sotto il profilo dell'immagine del Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo avuto per esempio ospiti questa mattina un'intera famiglia proveniente da Buenos Aires per ritirare una medaglia. Senta, un'ultima domanda, quanti saranno secondo lei i bersaglieri in congedo che parteciperanno domani a questo raduno? Abbiamo uno stimato tra i 3.000 e i 5.000, questi qua, lo stimato che abbiamo normalmente un raduno interregionale riesce, poi dipende anche dal tempo, la giornata, forse siamo un attimino anche lunghi, già forse qualcuno ha iniziato le vacanze. Allora, e domani non saranno solo i bersaglieri, comunque quelle immagini che avete visto poi all'inizio si riferiscono alla celebrazione della Santa Messa che è avvenuta quest'oggi alle 18. E allora andiamo con Giordano Brunettin, una voce.
Questa domenica il calendario liturgico della tradizione cattolica prescrive qualche particolare solennità e voi la celebrerete alla Santissima, immagino sì, perché oltre alla Santissima non avete nulla e quindi... Ben trovati, sì, certo, direttore. Questa domenica, secondo il calendario della tradizione cattolica, viene considerata la domenica nell'ottava della festa del Sacro Cuore di Gesù. Infatti, lo scorso venerdì è stata la festa, la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Ora, proprio in funzione di questo, siccome questa festività del Sacro Cuore di Gesù ha un'ottava privilegiata di terzo ordine, ecco che alla domenica, questa domenica, non soltanto verrà cantata alla Santissima alle 18, come tutte le domeniche e feste di precetto, la messa della domenica dell'ottava, ma anche appunto con la commemorazione della festa del Sacro Cuore. E questa è la ragione per cui, dopo la messa, verrà celebrata una funzione prescritta, che è quella dell'atto di riparazione al Sacro Cuore di Gesù di fronte al Santissimo solennemente esposto, cui seguirà poi la benedizione eucaristica. Ora, questa funzione è in linea con le indicazioni che Leone XIII stabilì nell'enciclica Annum Sacrum del 1899, poi ripresa nell'enciclica Miserantissimus Redemptor del 1928 da Papa Pio XI. Quindi appunto in questa domenica, di fronte al Santissimo Esposto, il sacerdote reciterà l'atto di riparazione per i peccati commessi da tutta l'umanità di fronte al Santissimo, affidando appunto all'infinita misericordia di Dio l'umanità peccatrice. Ora, sappiamo bene che, e dubito fortemente, che con il calendario e con le disposizioni cerimoniali della messa post-conciliare, dubito fortemente che questa cerimonia, questa funzione prescritta per tutte le chiese parrocchiali venga ancora celebrata. Può essere che qualcuno lo faccia. Certamente noi lo faremo perché, tra l'altro, questo è in perfetta sintonia con quello che è veramente lo spirito della misericordia dell'attuale pontefice. Quindi, questa domenica, dato di riparazione per i peccati del genere umano di fronte al Santissimo Esposto, come tutte le domeniche e feste di precetto, alle ore 18, alla Santissima in Pordenone. Grazie Giordano Bonettini. Domani dunque turno di ballottaggio a Gorizia per l'elezione del sindaco tra Rodolfo Ziberna e Roberto Collini. Il servizio. Tutto pronto a Gorizia per il turno di ballottaggio che dovrà sancire l'erede di Ettore Romoli allo scranno di Palazzo Atmens Santa Croce. Di fronte si sfidano il candidato del centrodestra, Rodolfo Ziberna, che ha sfiorato l'impresa di passare al primo turno fermandosi a 22 voti dallo sbarramento del quorum, pari al 49,88%, contro Roberto Collini, candidato del centrosinistra non unito, che al primo turno aveva ottenuto il 22,68%. Si vota dalle 7 alle 23, a seguire lo spoglio. Il Comune di Gorizia informa i cittadini che l'ufficio elettorale sarà aperto per tutto l'orario del voto per coloro che avessero perso, smarrita o terminata la loro tessera elettorale. Allora, prima di passare subito alla Dibisceglie, qualcuno ha detto, ma come mai ad Azzano Decimo alla fine si è arrivati a 12-12? Il sindaco con 12 consiglieri di maggioranza e l'opposizione con 12 consiglieri. Ma se ha vinto il sindaco, il candidato sindaco Y, perché Y ha 12 consiglieri come l'altra parte che ha perso? È vero o no, Dibisceglie? È una cosa un po' strana. No, significa no, che le liste che appoggiavano... Posso dirlo io? Ah, scusi! Perché secondo me questa è un'altra legge astrusa. Allora, siamo io e Dibisceglie. Ci candidiamo. Io prendo come candidato a sindaco più voti di Dibisceglie, che è pure lui candidato a sindaco. I miei voti, sommati ai voti delle liste che mi appoggiano, mi fanno vincere l'elezione. Ma i voti delle liste che appoggiano Dibisceglie sono maggiori, attenzione, dei voti delle mie liste. E a questo punto tutto
sia Arena. E state attenti, perché se i voti di quelle liste che appoggiano Di Bisceglia, che ha perso, sono maggiori delle liste mie, rischio di non avere nemmeno la maggioranza in consiglio comunale. Al di là di tutto, mi dica però, Di Bisceglia, lei è stato in quinta, ha fatto la quinta in commissione per la legislatura, per la Costituzione, è un po' una legge astrusa. No, dovrebbe essere maggiormente in grado di premiare il candidato sindaco che raccoglie più voti, in modo da metterlo nelle condizioni di governare, questo è fuori di dubbio. Questo perché altrimenti rischia uno che prende più voti a rimanere in minoranza, cioè non si va da nessuna parte. Però se noi abbiamo gli alpini... No, devo dire che davvero è una grande bella cosa oggi. Salieri, voi avete avuto gli alpini, abbiamo... 45esimo di fondazione del gruppo alpini di Savorniano. Sì, è stata davvero una cosa molto bella da parte mia essere... Attenzione, c'è anche la cena alpina stasera, esserci. Certo, aver avuto la possibilità di partecipare alla celebrazione di questo 45esimo della fondazione del gruppo alpini. E proprio per significare che... tante volte forse non riflettiamo a sufficienza quanto è preziosa la presenza di un'organizzazione come gli alpini, anche in realtà che possono essere considerate non particolarmente ampie. Ma questo è molto importante perché significa radicamento nel territorio, significa che tu hai una risorsa che aiuta quella comunità a avere chi ti può essere vicino in determinati momenti, perché sappiamo che le caratteristiche degli alpini sono quelle di adoperarsi per la solidarietà, per essere vicini a chi è in difficoltà e quindi dimostrando altruismo e generosità. Allora, in una comunità, ancorché non grande, beh, è molto molto bello riuscire ad avere e avere per tanto tempo, e mi auguro per altrettanti almeno, una risorsa come quella che oggi ha avuto e ha, e per cui si festeggia il 45esimo degli alpini, del gruppo alpini di Savorniano. Ma questo sempre lungo quello che è il sentiero tracciato dagli alpini in ogni dove, che è quello per l'appunto della solidarietà e della vicinanza alla popolazione di appartenenza. Questo è verissimo, anche perché come protezione civile la maggior parte sono alpini. Se devono partecipare alle gare, non so, ciclistiche, chiamiamoli alpini o ai corpi. Ma perché interpretano perché il grande valore di difesa del proprio territorio, di difesa della propria comunità. Io ho fatto anche l'alpino. Ma dove? E io ho fatto il CAR, allora si ricorda che quella volta c'era il CAR Alpini Battaglione Vicenza a Codroipo, e poi da lì inviato a Paluzza. Poi ovviamente sono... trasportato. Perché poi era politico, quindi fatto... Ah, Paluzza, nella terra dei lupi, così. Grazie ad Antonio Di Bisceglia, grazie veramente. Parliamo di carta famiglia con l'assessore regionale Telesca. Abbiamo mantenuto le stesse risorse, 6.700.000 euro, e lo stesso importo dell'anno scorso. Sono leggermente diminuite le domande, quindi adesso abbiamo il quadro completo, abbiamo potuto definire quant'è il beneficio a famiglia, e se va a seconda della fascia ISEE, del numero dei figli, e diciamo che rispetto all'anno scorso il beneficio è leggermente aumentato, proprio perché si sono un po' ridotte le domande. È comunque un beneficio importante che va alle famiglie con bambini, alle famiglie con figli, e che sostanzialmente riduce il costo di alcune utenze come l'energia elettrica, e quindi dà, in qualche modo sostiene l'economia della famiglia. Mi dà la domanda alla regia Maurizio Pizzato? Se mi dà la domanda, grazie. Allora, il Papa chiede una legge che tuteli i clandestini migranti che arrivano in Italia. Sei d'accordo? Questa è la domanda. Vediamo cosa ne pensa Stefano Santarossa. Non è che ci siamo inventati la domanda. La domanda proposta alla luce di quanto lui ha detto in udienza generale, cioè chiede una legge appunto che tuteli il tutto. Prego, Stefano Santarossa. In realtà, radicale. Direttore, ha detto di più, nel senso che parola per parola ha detto sincero apprezzamento per la campagna, per la nuova legge migratoria, ero straniero. L'umanità che fa bene, ed è la campagna promossa da radicali italiani. Sì, ma no, ma guardi. No, ma no, volevo... L'ho letta io, eh. Ho letto
il giorno successivo chiede una legge di tutela e oggi l'udienza pubblica si prende esplicitamente anche dello Ius Soli, quindi, ma la campagna si chiama Ero straniero, l'umanità che fa bene. Ed è una campagna promossa da radicali italiani insieme ad altre associazioni. Beh, tutte le ciambelle escono col buco, dai, Santa Rosa. Quindi, ma quello che è particolare è che ci è capitato altre volte. Senza il buco. Ci è capitato altre volte che ci sia una sintonia tra il Partito Radicale, tra radicali italiani e in questo caso la, i cattolici. Quelli che hanno sostenuto, quelli che hanno sostenuto, ad esempio, che hanno votato le leggi sul divorzio nel referendum, erano anche cattolici. Allo stesso modo, la cosa particolare è che c'è un cambio di... perché questa volta è proprio il numero uno della Chiesa Cattolica che decide di appoggiare una legge, che tra l'altro, una proposta di legge, che sarà sulle piazze i prossimi giorni, 50.000 firme, e vuole dare una risposta anche alle paure che i cittadini hanno, alle difficoltà, perché noi riteniamo che una maggiore sicurezza sia quella dell'integrazione con il lavoro per i migranti. C'è per gli italiani che sono disponibili a farlo, non c'è per chiaramente quegli italiani che preferiscono... Ma lei riuscirebbe a trovarmi 20 posti di lavoro? Mi dà gli indirizzi che gli comunico? Noi per esempio stiamo cercando... Io non sono un'agenzia interinale. No, ma lei dice che ci sono dei posti di lavoro che gli italiani non vogliono, io dico, mi dà i nominativi di questi imprenditori composti che gli italiani non vogliono, che mando 20 di loro, perché a me arrivano curriculum vitae a Iosa, ne mando 20. Se lei li ha i nominativi... Certo, ma ci sono alcune posizioni che sono ambite dagli italiani, altre no. Ma, andare a fare i turni di notte... Sì, ma lei conosce qualcuno che offra i turni di notte? Sì, li conosco. Gliel'ho già detto l'altra volta. Ma se mi dai i nominativi... La prossima volta glieli porto e lei dopo farà il... Ma io comunico ufficialmente in televisione che ci sono aziende che cercano giovani che vanno a lavorare anche di notte. Comunque così. È... una proposta che vuole mettere in contatto gli imprenditori con i migranti anche che da quei paesi. Anche perché si pagano poco i migranti, quindi sicuramente per loro è un maggiore, visto che riescono a mettere via i soldini da mandare anche nei paesi nativi. Poi loro vanno alla San Vincenzo a prendersi allora, il pacco. Se vogliamo fare un dibattito, lo facciamo in due ore. E non lì la San Vincenzo ieri, loro prendono i soldi in cassa integrazione, prendono 900 euro, 3,50 li danno per l'affitto assieme e il resto lo mandano giù, in questo caso nel Ghana, rimanendo senza lire, senza un euro. E poi vanno alla San Vincenzo a prendersi il pacco per mangiare e si fanno pagare le bollette alla San Vincenzo. Lo farei anch'io, Il racconto amici. Non è solo questo, il racconto è più complesso. Lo so. Il racconto ha bisogno che ci sia un confronto e nell'affermare però, direttore, perché è l'attuale. Perché non facciamo un bel dibattito? Sono disponibilissimo. Bene, ci fermiamo qua. Ma il discorso è questo. Sì. Che il modo democratico noi affrontiamo il problema con altre... Poi farei un bel altre... dibattito anche sesso cosa... che ho letto su Facebook, che non sono per nulla d'accordo, sul fatto della pietà verso chi ha ucciso in modo tremendo una persona. Ma ne parleremo nel dibattito, se no faremo... Non è pietà, è semplicemente... Ma io non ho rispetto per quella gente, anzi ha fatto l'atto più bello che doveva fare, si è messo un sacchetto e ha ucciso. Vabbè, queste sono battute. No, non battute, l'ho scritto, non so, uno che ha ucciso, no, uno che ha ucciso una persona in quel modo, violentandola, facendola, diciamo, facendo torture per ore e ore, alla fine lo ha ucciso lui assieme all'amico, se poi alla fine decide di lasciare questa valle di lacrime, io non provo alcun dolore, anzi dico, ha fatto il gesto che forse più meritava, ma è un mio corpo, è una mia... Altra cosa però è inneggiare... avere posizioni secondo me che sono uscite sui social purtroppo, dove si va invece a infierire e a dire bene così, cioè queste sono delle esagerazioni. Io non ho detto l'aberrazione, io dico bene così, io dico ha fatto il gesto più bello che quell'essere lì poteva fare, dopo che ha ucciso, si è preso il sacchetto, se l'è calato e se n'è andato. Ma ne parleremo anche questo in un dibattito con telefonate. Allora, le firme come si raccolgono? No, non me lo dica. Con la carta di identità. Ma non vengo a firmare nemmeno, mi taglio il braccio destro, guarda. Ma per favorire il dibattito e mostrare che
e mostrare non che la Bossi Fini di sinistra ha toppato e quelli che vogliono quella posizione che sono come la sua, ma di quella legge, di questa per cosa, che legge vuole? Quella, per, quella che superi la Bossi Fini che quella per... che cancelli la Bossi Fini che non funziona. No, non dico, ma questa legge è quella che dice dei 50, del io sono straniero e quindi avere... Sono straniero. Guardi, firmerei volentieri, ma come vede sono stato amputato da poco e quindi e non so ancora scrivere con il braccio non sinistro. Non è una battaglia facile, visto che lo è stata fatta disinformazione anche da questi schermi. No, ma non è disinformazione da questi... Questa è disinformazione. No, non è disinformazione. Perché ma lei racconta sempre la solita storia. Ma racconta l'immigrato che delinque, non quello che lavora. Racconta l'immigrato. Stefano Santarossa, guardi, mi creda, io dico sempre... Ci sono immigrati che li conosco, il mio operatore sa, che mi fermano, ci abbracciamo e tutto. Ci sono immigrati che qui non dovrebbero nemmeno starci. Come accadeva ma lì? Faccia come, vedere scusi, anche quello che come lei accadeva stima. In America. In America gli italiani erano tutti spaghettari e mafiosi per colpa di un gruppo ristretto che faceva il criminale. Se noi riusciamo ad espellere questi gruppi e non tenerceli tra le scatole... Nessuno avrà nulla da dire contro quelle persone che vengono qui a lavorare. A partire da quelli dell'ISIS che sono invece un pericolo assoluto, chi? Evidentemente. Dico, a partire proprio dall'immigrazione che invece è a quei pochi pazzi dell'ISIS. Aspetta che dopo lascio al servizio, d'accordo dopo. Sa lei che è una persona intelligente, l'ONU ha presentato qualche giorno fa una statistica dicendo che l'Italia è tra i paesi che ha meno accolto profughi. Perché al primo posto abbiamo la Germania, no? E poi abbiamo anche un altro paese che accoglie profughi, che è il Pakistan. Mi sta a dire perché vengono tutti i pakistani qua? No, mi deve spiegare, se là dicono c'è la guerra e là accolgono i rifugiati, il Pakistan, la seconda nazione, perché i pakistani vengono qua? Perché è uno... arrivano in Pakistan e poi scappano da noi. No, sono pakistani quelli che arrivano qua, che non c'è nemmeno la guerra in Pakistan, arrivano anche dal Marocco. Vabbè, lasciamo perdere, con Stefano siamo amici. Ero straniero, l'umanità che fa bene, si firma in tutti i comuni. Ecco, allora, grazie Stefano, purtroppo io non posso firmare, vi dicevo grazie a Stefano faremo un dibattito, mi hai fatto perdere adesso il filo, ah sì, domenica, non è sempre domenica, domani alle 19, tra l'altro con la cerimonia, tra l'altro dell'inaugurazione della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri, un lungo bel servizio, e poi avremo l'intervista integrale di questo comandante provinciale dei Carabinieri che proprio qualche giorno fa nel corso della festa di fondazione del corpo, dell'arma non ne poteva più e ne ha dette di tutti i colori. Oddio, ne ha detto quello che l'italiano medio pensa e l'italiano di buon senso. Domani ore 19, grazie agli ospiti, grazie a Stefano, vi lascio ora al servizio di Pacolic da Codroipo, poi le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Rimanete con noi con gli altri programmi della rete. Siamo a Codroipo, sabato ovviamente, Codroipo Motor Show. Presidente, una manifestazione divertentissima, è solo il primo pomeriggio, abbiamo visto solo qualche cosa, tutta la giornata di oggi, pomeriggio fino a sera e poi anche domani, vero? Esattamente, esattamente, tutt'oggi, giornata dal pomeriggio fino alle 8 di sera, tra poco sarà il freestyle in piazza che si esibirà, una cosa mai successa qua in Friuli, primo evento, ci vantiamo di questi, speriamo di vantarci in maniera positiva anche col pubblico che ci segue molto. Questo è la verità. C'è anche il vicepresidente che è... Tracanelli David, buongiorno David, a tutti. Ecco, pensate, mi ha appena detto il nome che già non mi ricordavo, ma una manifestazione molto importante, a parte per il lato sportivo, anche per il lato sociale e solidale, vero? Veramente, noi siamo qui e abbiamo creato tutto questo per i nostri amici della Duchenne Parent Project, che oggi non potranno essere presenti, ma domani saranno con noi, con un loro stand, e vi prego di passare a trovarli e se potete fate una piccola offertina. Facciamo tutto questo per loro. Tutto questo per loro, esattamente, tutto questo per loro, quindi divertimento per il sociale, quindi ben vengano queste cose. Ringraziamo il comune di Codroipo, in prima cosa, fondamentale, ringraziamo il sindaco Marchetti, il vice sindaco Zoratti che ci hanno dato una grande mano, e oltre anche a un fattore del Friuli Antincendi che ci ha garantito la sicurezza per tutto questo evento, grazie mille, grazie infinite, senza queste persone tutto questo non si riuscirebbe a fare. Ringrazio infinitamente David Tracanelli perché ha fatto un lavoro impeccabile, superbo,
tutto questo lo devo a lui e grazie a lui spero di riuscire a contentare la Parent Project Onlus in una piccola beneficenza che ogni persona possa dare qualcosina. Grazie a tutti. Perfetto, l'appuntamento è questa sera, David, perché noi andiamo in onda dopo le 19, quindi questa sera fino a che ora dura la festa? Beh, finirà l'ultimo step del freestyle dalle 7 alle 8 e poi continuerà la serata con i bar, che ci sarà musica fino a tarda serata. Ecco, domani invece appuntamento a partire dalle? Dalle ore 9 qui in Piazza Giardini, per poi continuare a mezzogiorno in Piazza Garibaldi e a seguire il pomeriggio con un alternare dalla piazza ai giardini pubblici. Motori non stop, tutto il giorno, fino alle ore 20. Vediamo se va. Ecco qua. È un campeggio? No. È soltanto un posto dove ci sono rifugiati politici. Vabbè, misteri. Voglio andare a Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, saluto subito Paolo Viezzi, presidente della Federcaccia del Friuli Venezia Giulia, parleremo tra poco con lei, faremo un'analisi abbastanza interessante sull'aria che tira in un certo senso. Copertina chiaramente dedicata a questo camping che si sta sempre di più allargando di fronte il cimitero di Udine e dall'altra parte c'è la stazione intermodale delle Corriere. Essendo che è tutta... Insomma, è davanti alla luce del sole, non è la prima volta che viene denunciata sta cosa. Chiaramente io onestamente, devo dire la verità, non mi arrabbio con i clandestini, perché è troppo facile arrabbiarsi con i clandestini. Mi chiedo, il prefetto di Udine, oltre a mandare i diktat perché Roma gli dice di fare bla bla, dove sta, punto di domanda? Il questore sarà a 500 metri in linea d'aria, dove sta, punto di domanda? Il comandante dei carabinieri, che conosco, dove sta, punto di domanda? Lasciamo stare la Guardia di Finanza che non è di sua competenza. Il comandante della Polizia Locale della UTI del Friuli Centrale, dove sta, punto di domanda? Il sindaco, dove sta? Ma avete finito di prendere per i fondelli la gente oppure continuiamo a prenderli nuovamente per i fondelli? È da più di un mese e mezzo che è stato denunciato questo episodio della presenza di questi clandestini a cielo aperto di fronte al cimitero di Udine, ci si passa senza nessun problema e nessuno fa un'emerita M con la A finale. Abbiamo finito di fare o di prendere, ripeto, per i fondelli la gente? Vogliamo cominciare a spendere i soldi e soprattutto a lavorare? E mi fermo qua, perché altrimenti si rischia di fare BAM il botto. Andiamo al ristorante La Dimorette, oggi Matching Day, Confartigianato Imprese Udine, come sempre, dalla parte non solo dei giovani, ma dalla parte degli imprenditori, noi c'eravamo al servizio. Obiettivo, stringere collaborazioni. Tempo per farlo, 15 minuti. Sembra impossibile, ma bastano per testare possibili partnership tra aziende. L'ha dimostrato in ben 8 edizioni il Matching Day di Confartigianato Udine, format inventato dall'associazione di categoria che questo sabato ha tagliato il suo 9° anno di attività, chiamando a raccolta la Dimorette 60 aziende in cerca di collaborazioni. Sono tanti gli iscritti al Matching Day di Confartigianato, che quest'anno si presenta leggermente rinnovato. Ad aprire i consueti incontri B2B tra aziende sarà infatti la presentazione di 5 progetti speciali selezionati dall'organizzazione. In stile Matching Day, gli imprenditori avranno 5 minuti di tempo per presentare le proprie idee progettuali, che poi potranno essere approfondite nel corso del incontri che seguiranno. Hanno aderito al progetto di Confartigianato Imprese Udine anche la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Confidi Imprese FVG e Assicura. Siamo arrivati alla nona edizione di questo Matching Day, credo che è un format che ha avuto successo, credo che lo continueremo a portarlo avanti, ma lo faremo anche per
perché attraverso questo format si rintroduce il gusto dello scambio di idee faccia a faccia, adesso dicono in inglese B2B, faccia a faccia, in modo che le piccole aziende possano capirsi proprio guardandosi e parlandosi de visu, se c'è la possibilità di fare rete, di fare il sistema. Quindi un modo in questa era di digitalizzazione completa di tornare al vecchio sistema di comunicazione guardandoci in faccia. Ecco, il sistema, come ha detto lei, è importante proprio perché nel mondo artigiano c'è poco tempo, no, per dialogare fra imprenditori, perché il lavoro porta via più tempo. Invece con questo sistema si riesce a creare qualcosa di innovativo. Ecco, io credo che questi, siccome gli artigiani non è che hanno molto tempo da dedicare agli incontri, perché tra il lavoro, che è importantissimo, le adempimenti burocratici, qualche volta trascuriamo veramente quella che è la parte importante, la relazione, cioè quella di poter dedicare un po' di tempo a capire e confrontarsi con gli altri per evitare magari di, se non altro per scambi di esperienze e conoscenze, di evitare di compiere degli errori e magari trovare delle sinergie che permettono ai prodotti di entrambe le aziende di poter arrivare prima sul circuito commerciale e arrivare anche con un grado di redditività maggiore, perché si sono realizzate delle economie tenendo presente delle esperienze degli altri. Quindi è vero che siamo in un'era in cui tutto è veloce, la comunicazione è veloce, avviene attraverso i social, tutte queste cose, però la comunicazione, come ce l'ha insegnato il Padre Eterno, cioè come, da che mondo è mondo, è ancora importante. Tempo e denaro, perché oggi proprio si abbinano le due cose, no? No, il tempo è vero che è denaro, ma il tempo deve essere anche conoscenza, il tempo deve essere anche possibilità di scambiarci delle esperienze, il tempo deve permetterci anche di vivere la nostra vita come imprenditore, ma un imprenditore che sta all'interno di una società, che sa comunicare, che sa ascoltare e sa trasmettere le proprie esperienze. Andiamo a chiudere con Paolo Viezzi. Allora, Viezzi, ha visto, no, un po' anche la copertina, no? Viene un po' da pensare, no? Lei che tanto è un avvocato, insomma, dalla parte della legge, cosa pensa di questa situazione? In realtà è una situazione che io mi trovo a vedere direttamente, perché il mio ufficio è quasi, diciamo, in linea d'aria con... Possiamo dire che lì si passa, tutti vedono ma nessuno interviene. Tanto dietro, ricordiamo che dietro a questo camping, usiamo questo termine, c'è una montagna di immondizie, lasciate lì a cielo aperto, nessuno interviene, no? Sono situazioni che a una persona normale, a un cittadino residente in questa regione, non sarebbero consentite. Io penso, anzi, che se facciamo io e lei una roba del genere siamo già al gabbio, come si dice. Assolutamente sì. Senza nessun problema. Assolutamente sì. Allora, senta, parliamo dell'argomento per quanto riguarda caccia e via dicendo. So che ci sono novità, c'è questa legge che si sta in un certo senso lavorando all'interno del Consiglio regionale, l'assessore di competenza sta buttando, come si dice, nero su bianco. Quali sono le ultimissime? Sì, diciamo che l'accelerazione è avvenuta negli ultimi 20 giorni, perché il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza di discussione di un ricorso che la nostra associazione aveva fatto contro il piano faunistico regionale, per cui nel giro di un mese si sarebbe potuta avere una decisione estrema, che avrebbe messo in estrema difficoltà l'amministrazione regionale. Quindi si è accelerata una procedura attraverso la quale si dovrebbero approvare delle norme che vanno a mettere la pezza su degli errori che sono stati compiuti proprio con quel provvedimento, il piano faunistico regionale di cui parlavo prima. E questo ci fa ben sperare che arrivino a giusta conclusione, nel senso che sono stati attualmente licenziati degli emendamenti dalla seconda commissione consiliare e dovrebbero essere approvati in aula, in consiglio, il 29 di luglio. Non ancora tutto quello che è necessario è stato in realtà scritto ed approvato, però ci sono ancora alcuni giorni per riuscire, se vi è la volontà politica da parte dell'assessore e di alcuni consiglieri di maggioranza e di minoranza, per ulteriormente migliorare il testo e risolvere concretamente dei problemi che attualmente hanno i cittadini, a prescindere dal fatto che si chiamino cacciatori in questo caso. Insomma, sappiamo che questo minestrone in un certo senso sta cambiando sapore, sta cambiando colore, a volte non si capisce se si mette il cucchiaio, no? Si mette il cucchiaio e c'è da capire se il cucchiaio rimane in piedi o cade dentro, no?
Sì, devo dire che questo strumento, cioè questa sorta di veicolo, no? Si chiama una legge omnibus, dove ci stanno dentro più questioni, agricoltura, caccia, pesca, allevamento. Questo contenitore è stato in questa circostanza usato, se vogliamo, anche in maniera surrettizia da una parte della maggioranza per distribuire delle risorse pubbliche con un'apparente finalità, ma in realtà con una finalità diversa. Mi riferisco in particolare, non so se era questo quello a cui lei pensava nel farmi la domanda, alla normativa con la quale vengono introdotti i centri di lavorazione carni per selvaggina, uh-huh, cioè dei macelli, che riceveranno contribuzioni pubbliche per 600.000 euro. Ecco, questa norma, sotto il profilo dell'obiettivo che apparentemente dice di voler perseguire, è del tutto inutile perché non la consegue, nel senso i cacciatori possono già vendere la selvaggina a un ristorante senza dover passare attraverso questi centri di lavorazione. Sì, non è come quando siamo, tanto per dare un esempio, per fare un esempio, non è che succede la stessa cosa in base, come si fa la macellazione a casa, per capirsi. Allora, per quel che riguarda la selvaggina esiste una tracciabilità che parte dalle riserve di caccia. Il cacciatore, quando lo uccide, gli viene dato un sigillo pubblico che viene inserito sull'animale, quel sigillo accompagna l'animale, quindi si sa che è di provenienza illecita. La normativa attuale, che è quella comunitaria, consente a ciascun cacciatore di fare il consumo personale e fino ad un capo di cederlo a ristoranti, di cederlo a supermercati, a macellerie, in modo che poi il prodotto selvaggina possa arrivare sul tavolo dei consumatori, delle famiglie, seguendo un processo che ne garantisce in qualche modo anche l'aspetto sanitario. Quindi questo già si può fare attualmente. Sembra che questa invece disposizione, cioè questa facoltà, derivi dalla norma che finanzia alcuni macelli, e non è assolutamente vero. Allora ci siamo chiesti noi cacciatori per quale ragione vorrebbero obbligarci a conferire la selvaggina in 5 centri regionali che dovrebbero essere sistemati con denaro pubblico. Evidentemente. Quali sono questi 5 centri regionali? Devono essere identificati ancora, nel senso che la norma prevede i criteri per l'attribuzione dei contributi, ma i criteri che sono individuati lasciano pensare che siano stati già individuati anche i destinatari di quei contributi, perché faccio sempre un esempio esemplificativo, perché riportarla alla norma sarebbe complesso. Quando si individua fra i criteri preferenziali per l'attribuzione del contributo una certa dimensione e l'aver già il bollino CE per la lavorazione delle carni di selvaggina, mm-hmm, che ce l'hanno in pochissime, è come già scrivere il nominativo di chi riceverà poi quei contributi. Parliamo di 600.000 euro. Insomma, non di gruzzoletti, tanto esatto, per, non sono bagige. Grazie al nostro ospite per l'intervento, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Break pubblicitario e poi, come sempre, le ultimissime dal Veneto. Per quanto mi riguarda, buon weekend a tutti e forse alla prossima. Mandi. E un saluto dunque anche dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione anche oggi, giornata calda in tutto il Veneto, si fanno i conti con i problemi relativi alla siccità, un clima che sta sempre di più cambiando e insomma tra le varie note dolenti c'è sicuramente quella relativa alla mancanza di precipitazioni. Ebbene, secondo Coldiretti, la stima delle perdite alle coltivazioni a causa di un clima sempre più bizzarro è intorno ad 1 miliardo solo nei primi 6 mesi del 2017. È ancora troppo presto, ovviamente, per un conteggio dettagliato, ma stando a come ovviamente stanno procedendo le cose, i dati non possono che essere davvero dei peggiori, in attesa ovviamente di un temporale che possa, da un certo punto di vista, far attestare i valori in una media normale, anche se, come dicono gli esperti, un solo temporale non può bastare.
Parliamo del tema relativo alle carceri ed in particolar modo a quello del sovraffollamento negli istituti penitenziari. 2.338 detenuti presenti nelle carceri del Veneto, 2.201 uomini e 137 donne, 1 su 4 tossicodipendente, 745 imputati, 1.593 condannati, 1.375 stranieri e 500 agenti di polizia penitenziaria in meno rispetto agli organici previsti nelle 9 carceri regionali venete. È questa la fotografia della situazione penitenziaria regionale denunciata dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. Il sindacato, con il segretario generale Donato Capece, ha commentato: l'amministrazione penitenziaria dovrebbe dire non una ma 100 volte grazie ai poliziotti in servizio nel Veneto, agli eroi silenziosi del quotidiano con il basco azzurro, a cui va anche il ringraziamento del SAPPE per quello che fanno ogni giorno, perché se le carceri regionali reggono alle costanti criticità penitenziarie è solamente merito loro. Contiamo ogni giorno, continua ancora, gravi eventi critici nelle carceri, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall'amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile di comunità. In Veneto, in particolare, nel solo 2016 si sono contati 327 atti di autolesionismo, un decesso per cause naturali, 40 tentati suicidi sventati in tempo dalla polizia penitenziaria, 4 suicidi, 319 colluttazioni e 105 ferimenti. E a Mestre intanto si è tenuto l'incontro del comitato di sorveglianza relativo alla presenza del capo dell'Unità Italia della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, Philippe Busz, del vicario Gianfranco Colleuoli ed anche di un esponente regionale. Oggetto dei lavori la presentazione e l'approvazione del piano annuale di esecuzione riguardo allo stato di avanzamento del programma di sviluppo rurale, strumento del Fondo Europeo Agricolo. Ebbene, l'indicatore più efficace che quantifica il successo della gestione è l'avanzamento della spesa. Su una spesa programmata di 1 miliardo e 184 milioni di euro sono stati concessi ai progetti selezionati aiuti per 576,4 milioni di euro, pari al 49%, e gli aiuti già liquidati a fine 2016 ammontano a 184 milioni di euro. Annata torrida, lo dicevamo nel corso del nostro telegiornale in apertura, e vediamo quindi quali possono essere gli indicatori relativi anche alla vendemmia. Sentiamo. L'annata vitivinicola 2017 sarà senz'altro ricordata per la sua precocità, che risulta addirittura più marcata rispetto a quella record del 2007. Di conseguenza stiamo andando incontro ad una vendemmia anticipata di una decina di giorni rispetto alla media. Le varietà precoci, Chardonnay e Pinot, saranno infatti raccolte prima di Ferragosto, mentre subito a ruota seguiranno le altre uve. Quantità: non sarà comunque un'annata abbondante a causa della minor fertilità delle gemme, senz'altro inferiore rispetto allo scorso anno. Sotto il profilo sanitario, ad oggi il vigneto veneto risulta sanissimo. I problemi casomai potrebbero arrivare dalla siccità che perdura da troppo tempo. Se entro una decina di giorni non dovesse risolversi questa grave situazione di carenza idrica, l'attuale buono stato del vigneto veneto rischia di peggiorare. Nessun problema invece per le aziende dotate di sistemi di irrigazione artificiale, che già parlano di possibile ottima vendemmia. Ecco in estrema sintesi le prime indicazioni sull'annata vitivinicola e la prossima vendemmia nel Veneto, emerse nel corso del primo focus dello storico trittico vitivinicolo veneto, promosso da Veneto Agricoltura, Regione ARPAV, CREAVIT, tenutosi a Conegliano presso il CIRVE dell'Università di Padova. Nell'introdurre i lavori, il direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro, ha sottolineato l'importanza di avere iniziative di questo tipo, definite a rafforzare sempre più un comparto trainante per l'agricoltura veneta, che solo in fattore di export ha raggiunto lo scorso anno i 2 miliardi di euro.
Continuiamo il telegiornale, nuovi autovelox in arrivo sulle strade della città metropolitana di Venezia. A breve arriveranno appunto questi nuovi dispositivi in diversi punti del territorio. Un primo passo è fatto perché il prefetto di Venezia ha aggiunto 3 tratti stradali all'elenco di quelli su cui possono essere utilizzati o installati dispositivi di controllo del traffico per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada, in particolare eccesso di velocità e divieto di sorpasso. Ebbene, si tratta della provinciale 32 del Miranese, dal chilometro 8 più 220 al chilometro 9.410 in comune di Mirano, ma anche della provinciale 59 San Stino di Livenza Caorle, dal chilometro 7 al chilometro 8 più 300 in comune di San Stino di Livenza, e della provinciale Porte Grandi Caposile, dal chilometro 3 più 190 al chilometro 5 più 100 tra i territori di Quarto d'Altino e Musile di Piano. E sicuramente quella appena iniziata è un'estate caratterizzata dal gran caldo, questo ovviamente l'abbiamo potuto constatare anche nel corso delle recenti settimane. Bel tempo che ha regalato sulle nostre spiagge primi numeri davvero importanti. E partiamo però con un focus su Jesolo, un giugno da grandi numeri secondo l'associazione Jesolana Albergatori. Un giugno così era da tempo che non si vedeva, il grande lavoro svolto ma anche gli investimenti sulla qualità hanno fatto in modo, assieme al meteo, che potessero arrivare dei numeri davvero incoraggianti per quanto concerne i 3 weekend coincidenti con Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini. Partendo dall'ultimo fine settimana, quello della festività di Corpus Domini, la scorsa, tanto cara ai turisti di lingua tedesca, il picco toccato è stato del 93,6% di occupazione, con una media nei 3 giorni comunque vicina al 90%. Per quanto riguarda il weekend del 2 giugno, coinciso con la festa di Pentecoste, l'occupazione negli alberghi è stata pari al 94,5%, leggermente superiore al Corpus Domini, dato che aveva superato di 1,5 punti la previsione fatta a ridosso della stessa festività. Infine, nel weekend dell'Ascensione, la percentuale di occupazione alberghiera è stata pari all'81,6%. In merito al sistema di rilevazione che ha potuto fornire questi dati, che si chiama H-Benchmark, molto sta aiutando gli imprenditori nella programmazione, un sistema in fase avanzata per quanto concerne lo studio di una evoluzione del programma stesso che permetterà di registrare anche la nazionalità dei clienti. Dal comportamento alimentare al corretto impiego dei farmaci, in Veneto orientale è stato siglato un patto aziendale con i pediatri dell'ULS numero 4. Il nuovo patto aziendale con i pediatri si tratta di un traguardo fondamentale per l'azienda sanitaria raggiunto in tempi rapidi grazie anche alla collaborazione dei dottori. A coordinare il percorso che ha portato alla sottoscrizione del documento è stato il direttore del sociale Mauro Filippi, coadiuvato dal direttore del distretto unico Pierpaolo Pianozza. La pediatria di famiglia, dicono, è una realtà di fondamentale importanza per il nostro territorio, professionisti seri e preparati che lavorano in integrazione con le nostre strutture sia nel territorio che dell'ospedale. Il nuovo patto, dice il dottor Filippi, richiama punti fondamentali per l'assistenza ai bambini, quali l'ambito della prevenzione degli incidenti domestici e ambientali e l'individuazione precoce di condizioni patologiche durante lo sviluppo. Economia, si parla a livello regionale ma anche nazionale del salvataggio delle banche venete, ma noi veniamo al locale con un caso di fusione di 2 istituti bancari. Allora cerchiamo di capire che cosa è accaduto. Con una larga maggioranza di approvazione espressa in assemblea dai soci di entrambi i confidi, da oggi Confidi Veneziano e Brenta Fidi iniziano ufficialmente l'iter di fusione che porterà entro settembre Confidi Veneziano a incorporare il Confidi Bassanese. L'incorporazione di Brenta Fidi va nella direzione tracciata negli ultimi anni da Confidi Veneziano, che vede il Confidi, tra i 39 in Italia vigilati dalla Banca d'Italia, muoversi in un'ottica di crescita della base sociale, patrimoniale e di espansione sul territorio regionale.
Dopo aver aggiunto le province di Treviso e Padova con l'apertura di nuove filiali, ora Cofidi Veneziano vede nell'incorporazione di Brenta Fidi l'occasione per presentarsi con solidità e lungimiranza anche sul territorio del Vicentino. Quasi all'unanimità, ha spiegato il presidente di Cofidi Veneziano, Francesco Palmisano, l'assemblea dei soci ha approvato la fusione perché è stata compresa l'importanza e la lungimiranza del progetto. Cofidi Veneziano passerà infatti da 9.000 soci circa a quasi 12.000, si aprirà ad un nuovo territorio e a nuovi settori di imprese servite, in particolare quelle del commercio. Grande soddisfazione per il Veneto, perché c'è anche un corregionale tra i primi analisti di politiche pubbliche italiani, nuova figura professionale già da tempo presente in molti paesi dell'Unione Europea, formata e specializzata in un master di terzo livello. Lui è un veneto, il dottor Carlo Simionato, funzionario del Consiglio regionale e responsabile della segreteria della quarta commissione consigliare, che ha discusso a Roma la tesi crisi economica e diseguaglianze in ambito sanitario. Ebbene, Simionato è tra i primi italiani ad essersi specializzato, peraltro con alti voti, in una professione che potrà svolgere un ruolo determinante nel futuro della nostra realtà. Infatti, sulla scia di numerose esperienze di altri paesi dell'Unione Europea, anche in Italia, la normativa sta iniziando a prevedere lo svolgimento di attività valutative complesse delle politiche pubbliche, definendo anche strutture tecniche incaricate di analizzare l'efficacia ed efficienza degli interventi adottati dai vari enti. Restiamo sempre in ambito sanitario, ancora con una notizia: il nuovo direttore delle professioni sanitarie dell'US 4 è Paola Casson. È Paola Casson, originaria di Chioggia ma residente a Mariano Veneto, il nuovo direttore dell'unità operativa delle professioni sanitarie dell'US numero 4 del Veneto orientale. La nomina è stata effettuata in questi giorni dal direttore generale Carlo Bramè. Ed ora un'informazione di servizio: il nostro gruppo televisivo ha a disposizione alcuni posti per quanto riguarda il settore commerciale per le zone di Pordenone, Udine e Veneto. Interessati o interessate potranno telefonare al numero che vedete in sovraimpressione, 0434 55 2444 in orario d'ufficio. San Donà di Piave, lunedì dopo domani inizieranno i lavori di ridipintura dell'asfalto per quanto concerne la nuova isola pedonale di Corso Trentin, assieme all'installazione della nuova illuminazione, e dopo la posa dell'arredo urbano realizzato dalla giardineria comunale, da lunedì pomeriggio, una volta terminato il mercato, inizieranno i lavori di dipintura dell'asfalto della carreggiata. Più precisamente, lunedì pomeriggio si procederà alla pulizia e al lavaggio del tratto di strada, con la chiusura delle carreggiate e possibilità del passaggio lungo i marciapiedi, a farlo sapere, a renderlo noto, l'amministrazione comunale. Chiudiamo con un'ultima notizia da Caorle, perché in questa località balneare, così come anche in altre, è stato predisposto un piano operativo relativo all'emergenza caldo che da diversi giorni sta interessando anche il nostro Veneto, ed ha individuato nel Centro Culturale Ricreativo Sandro Pertini, nella Biblioteca Comunale e nell'Azienda Speciale Casa di Riposo Don Moschetta dei luoghi cosiddetti di sollievo in caso di elevate temperature e blackout elettrico, poiché ritenuti spazi idonei per chiunque ovviamente fosse in difficoltà a causa delle temperature davvero bollenti di questi ultimi giorni. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo, linea che può passare alla regia, grazie ancora e buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Domenica 25, tempo instabile in montagna, da variabile a instabile in pianura. Cielo spesso molto nuvoloso su zone montane e pedemontane, con brevi parziali schiarite. Da nuvoloso a parzialmente nuvoloso sulla pianura, con maggiori tratti soleggiati sulla costa. Dalla serata, diradamento delle nubi. Precipitazioni. Sulle zone montane, frequenti precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale, con probabilità alta 75-100%, in diminuzione in serata.
Sulla pianura precipitazioni da sparse su pianura centro-settentrionale e pedemontana, a locali sulle restanti zone pianeggianti, per rovesci e temporali, con probabilità generalmente medio-alta, 50-75% sulle zone interne e medio-bassa, 25-50% sulle costiere, su quelle costiere. Possibili fenomeni localmente intensi. Temperature massime in calo, localmente anche marcate sulle zone interne della pianura e in montagna, minime in diminuzione. Venti in pianura inizialmente nord-orientali, moderati in seguito, ventilazione in aumento in prevalenza da nord, con venti in prevalenza moderati, raffiche associate a fenomeni temporaleschi. In montagna inizialmente tesi sud-occidentali, in rotazione a nord-ovest con intensità moderata in serata. Mare in prevalenza calmo poco mosso,